Benissimo, okay. Sto bravo. Perfetto. Ok. Allora, questa è una lezione dove io non so niente di queste cose, quindi sarà difficile. Allora, consideriamo il vettore x, y, z, che sono un vettore di R3, che sono le coordinate di un punto, e poi ci mettiamo anche la coordinata tempo. Allora, la prima ostacolo è quello di capire che cosa sono le trasformazioni galileiane, cosa che voi sapete molto meglio di me. Sì, sì. Ok, è vero? Certo. Su serio? Sì. Allora sono una trasformazione di traslazione, immagino. Sì, però le vogliamo vedere così. Cioè, noi, allora, il tempo del punto B, poi ho il vettore, adesso ci scrivo y, b, z, b. Questo qui lo sintetizzo scrivendo t e poi metto questo x, ok? Intendendo che questo x è questo qua, no? Sì. Ok? Questo qua io lo penso come qui ci metto la velocità v1, v2, v3 e qui quello che è una matrice di rotazione. Io voglio capire quanto siete familiari con questa scrittura. E allora quello che succede, se io vado a fare questa diciamo questa operazione tra matrici, il tempo mi resta t, no? Moltiplico per t. Dopodiché qui ho v1t più la matrice di rotazione, cioè devo fare R11, R12, R13 per questi qua, no? Per questo, non so se chiamo, sì, sì, no, posto. Ok, per XA, poi qui ho V2T più questa cosa qui per l'altro vettore V3T. Dopodiché ci devo sommare tau, perché sto sommando tau, e qui ci devo sommare la traslazione lungo x, la traslazione lungo y e la traslazione lungo z. Allora io sinteticamente questa roba qui la scrivo così, scrivo il bx del punto b, questo qui è, cioè questo qua 1 v rotazione, qui ci dovrei mettere 3 zeri, metto uno 0 solo ma sono 3 zeri qua, no? E poi dopo scrivo tA xA. Allora se scrivo così mi viene t di a più tau, qui mi viene v vettore t di a più r vettore x di a più t. T è un vettore, ok? Questo vettore qui t. Ci siamo? Sì. Allora queste qua sono le trasformazioni galileiane. Adesso mi devi girare la telecamera così riprende anche questo pezzo qua. Cosa mi hai portato? No. Deve essere attaccata al coso. Eh sì, deve essere attaccata, ma anche più o meno così. Allora, qual è il gruppo delle trasformazioni galileiane? Vediamo se lo sapete. Diciamo G. Qual è questo gruppo? Queste sono le trasformazioni? Beh, per il momento non è un gruppo, eh. Per il momento è solo un insieme galileiane. Un insieme di cosa consiste? Sarà un SO3? Cioè un SO3 di sicuro. Quindi c'ho SO3. Quindi io ho individuato la trasformazione galileiana se ho R, se ho V, che è la velocità, quindi è un R3, e se ho la traslazione, però che è un R4, perché questa traslazione mi trasporta sia il tempo che lo spazio, okay? Sì. Però la cosa importante è che non li mischia, cioè io sto sommando tempo a tempo e spazio t sti grande, però vabbè, questo è spazio però, ok? Quindi la ora qui si indica, invece di prodotto diretto si indica questa cosa qua. Perché si fa questo simbolino che è il prodotto semidiretto? Si fa questo simbolino perché come insiemi è proprio il prodotto diretto, cioè quello che sto dicendo è che un elemento
del gruppo è proprio una terna, una rotazione e SO3, un elemento di R3 che è la velocità e una traslazione. Cioè come insieme per ogni terna c'è un elemento del gruppo. Si mette questo simbolino qui perché quando li moltiplico c'è una moltiplicazione particolare. Cioè se io vado a moltiplicare questa roba qui, cioè se io prendo una terna, dico A, B, C, e la moltiplico per A', B', C', se nessuno mi dice niente, cioè io non so niente, per me è A', B, B', C, C', no? Cioè questa, ma qui no, qui non si moltiplicano così, si moltiplica, per quello che si mette un simbolino diverso, okay. Per dire che come insieme è prodotto diretto, ma come moltiplicazione no. Qual è la moltiplicazione? Non c'è dubbio che io me la sia calcolata prima, però uno se lo può andare a vedere, cioè se io faccio, se io adesso prendo quello lì e ci applico un'altra rotazione, vabbè, lo posso fare per esercizio, ma non è difficile. Cioè se io la prendo, questo punto qui, si vado a fare, uffa, prendo G che sarebbe R, V, T, e prendo G' che sarebbe R', Q', I'. Allora devo fare G, prendo il gruppo G, lo faccio agire su X, su IA, XA, ok? Trovo quello che ho già calcolato prima, no? Sarebbe IA più tau e poi dopo V, I, A, facciamo che non ci metto l'A per far prima, ci capiamo, sempre quello, più, no? RX più T, ok? Quindi questo qui è quello che mi fa. Adesso se io mi faccio un G' TX, questo qui mi darà il prodotto di questi due, no? Quando lo vado a calcolare. Allora cosa viene? Viene, devo fare allora T più tau più tau primo, perché ci devo sommare a questo tipo, e devo fare V. Adesso questo qua è tutto il mio X, cioè quindi sarebbe, lo applicavo a T, ma è come che, vabbè, facciamo in due passi, così ci capiamo. È come che io facessi G' per T più tau, VT più RX più T. Però questo, cioè, è un calcolo, T più tau più ho dimenticato qualcosa. Ah, mi sono dimenticato un pezzo. Sì, perché sì, sono un po' una bestia. Scusate. In realtà questa qui l'ho chiamata con. Chiamiamo T0 questa. E chiamiamo T quella che c'ha tau T0, ok? Perché c'ha 4 dimensioni, la T ne aveva 3. Questa T chiamiamola T0, perché sennò, giusto, c'è 3 dimensioni e la tau deve avere 4, scusate, la T grande deve avere 4. Quindi la mia T grande sarà fatta da un tau T0, e questa sarà fatta da un tau primo e un T0 primo, ok? Allora questa T sarebbe più tau primo, poi ho V. Questo era per dirvi com'è la moltiplicazione in questo gruppo, per conoscere come è fatta la moltiplicazione. Quindi V, T più tau, più, quindi questo è il mio X, ok, quindi devo fare, non mica calcolate, V primo per T primo, più R, al posto di X ci devo andare a mettere la schifezza, VT più RX è il primo, più T primo, ok? Allora, se io vado a vedere il mio gruppo, cioè è chiaro come si moltiplica, speriamo che sia più o meno chiaro, cioè la moltiplicazione di R, V, tau T primo per R
V tau P, questo qui, questo non è una cosa importante che sto dicendo, solo per farvi capire che c'è un gruppo. Allora, cosa succede? Devo andare a vedere. Beh, il tau lo so che cosa fa. L'ultimo qui è facile perché vedete che c'è T più T primo. E allora devo andare a vedere cosa succede a la X, giusto, perché devo andare a vedere dove va a finire T e X. T va a finire in tau, quindi qui c'è tau più tau primo, questo è quello più facile. Poi la X, la rotazione è quella che si comporta bene. Allora qui va bene. Dunque ho preso l'elemento. Ah, la X no, si comporta bene. La X fa un disastro che va a finire in V primo T primo più R primo V T più R primo R X più il T. Allora, ho fatto un po' un casino. Lì non ha cambiato più. Come? Beh, allora, qui è facile. La traslazione viene composta come uno si aspetta. Poi il V è, il V viene mischiato con la rotazione. Giusto? Ah, la prima traslazione proprio mischiato con la rotazione, perché c'è la prima che moltiplica anche. Ah sì. Oh sì sì. Ah certo, ho sbagliato. Quindi questo qua R primo T primo, sì. E dopodiché la V è quella che va a moltiplicare. La vado a applicare per T, quindi viene R primo V, che è qui. E invece il resto è tutta X. Sì, per trovare il coefficiente di T qua. Questo qui è tutto X. Adesso, al di là del fatto che magari non l'ho scritto bene, X più e poi tutto il resto, V' primo, T' primo più, basta, direi. Non importa cosa ho scritto, però quello per farvi capire che non sto facendo questa moltiplicazione qui. C'è una moltiplicazione diversa di questo gruppo. Ok, se voglio si compone e si compone bene, quindi ci si mette questo prodotto semidiretto per dire attenzione che quando faccio un elemento del gruppo per un punto dello spazio-tempo, dopo ci apre un altro elemento del gruppo G per G primo, non è la moltiplicazione della terra, è una cosa molto più complicata che me la posso calcolare, mi interessa calcolare, non tanto, però se volendo la posso calcolare. Ok, quindi questo è il... No, in realtà, sì, questo è quello che volevo dire. Dopodiché, c'è un modo più furbo di farlo, però non lo voglio fare. Quello che succede in queste trasformazioni sono quelle galileiane che Newton ha utilizzato, però hanno il difetto che non mantengono invariante le equazioni di Maxwell. Questo ve l'avranno detto nella teoria della relatività. Esatto. Quindi c'è bisogno di altre trasformazioni che invece mantengono invarianti. E queste qua sono trasformazioni che... sono quelle di Lorentz. Adesso cerchiamo di capire perché qua è molto difficile. Qui abbiamo la matrice di rotazione che ci tiene conto del fatto che sto ruotando, che posso ruotare nel frame, no? Come faccio a individuare una rotazione? Allora è una rotazione se e solo se mi mantiene la metrica euclidea. Adesso lo scrivo. Prima di fare le trasformazioni di Lorentz, un'osservazione su questa cosa qua. Quindi R rotazione, e l'insieme delle rotazioni le indico con SO3, se e solo se la matrice ha determinante 1 e mi mantiene la metrica, cioè se io faccio il prodotto RU, prodotto scalare RV, questo qua è uguale al prodotto U per V. Ok? In realtà è sufficiente, si può dimostrare facilmente che
basta che io faccia vedere che mi mantiene la norma. E uno dice no, ma sembra che mi dimostri di meno, perché in realtà qui me lo stai dicendo per U e V, non per lo stesso, ma in realtà si può dimostrare, è facile questa qua. Basta, mi mantiene la lunghezza determinante 1 automaticamente. Allora la metrica che mi mantiene, questa qui, se U ha coordinate x, y, z, mi sta mantenendo x quadro più y quadro più z quadro. Mi sta mantenendo questa qua, giusto? Ok. Queste sono le rotazioni. Il resto delle trasformazioni galileiane, cioè, sono un po' delle bogliettine, perché quello che è, ci sto aggiungendo delle cose, cioè sto aggiungendo la traslazione e sto aggiungendo il fatto che mi sto muovendo con una certa velocità. Allora, le trasformazioni di Lorentz prendono il posto delle rotazioni. Ok, quindi le trasformazioni. Allora, noi anziché prendere R appartiene a quello che si chiama SO, e qui inizia il dibattito, io scrivo 3 1, i fisici scrivono 1 3, non importa, ci capiamo, sono uguali, ok? E in realtà loro guardano un po' più grande, ma per quello che ci basta è questo. Se solo se il determinante è 1, come prima, ma stavolta mi mantengono, cioè mi fanno questo gioco qui, cioè la norma, dove questa norma è quella di Minkowski, ok? Quella di Minkowski, cioè mi mantiene x quadro più y quadro più z quadro meno t quadro, ok? Per quello che scrivo 3, 1, perché mantiene, cioè 1, 1, 1, 3 volte, poi c'è meno 1. Cioè il numero di segni positivi e poi uno negativo. I fisici fanno opposto, negativo e tre positivi, vabbè, è la stessa cosa. Quindi la differenza più importante, allora, queste trasformazioni mantengono invarianti le equazioni Maxwell, queste. Infatti nel seminario sulla relatività che sto seguendo, in realtà Lorentz le aveva scoperte prima della relatività, dicendo queste qui sono quelle che per qualche motivo, guarda un po', sono quelle giuste, ma non aveva sviluppato la teoria della relatività, aveva solo capito che erano queste. È chiaro che c'è una, diciamo, grossa novità, perché il gruppo SO3-1 c'è, cioè la differenza che mi prende dentro anche la T, cioè questa è una matrice 4x4 dove però la T e la X fanno una vita separata, no, vabbè, la T compare qui, però se la velocità è 0 e non ho traslazioni, mettiamoci in questo caso, cioè la T sta qui, gli sommo qualcosa e poi la rotazione agisce su questo, no? Invece no, qua è tutto insieme, cioè la T diventa una variabile come le altre. Quindi queste sono matrici 4x4 e sì, perché agiscono su R4. In realtà sarebbe bello poterle vedere così, ma invece no. Per cui uno dice, vabbè, sono a posto, c'è la mia matrice A1,1, A1,2, fatta come sarà fatta, che non lo so, io lo so, ma voi no. X, Y, no, T l'abbia messa prima. Infatti quello scritta prima come i fisici, sono una bestia. Quindi sto scrivendo 1,3, se metto T qui sto facendo questo, giusto? Perché sto conservando T quadro, X quadro, Y quadro. E uno potrebbe dire, beh, quello che hai fatto prima, lì lo fai qui. E invece Perls ha questa idea, è un'idea molto furba. Questo è l'approccio di Perls, che porta ai twister, che in Big Bang Theory hanno tradotto i come torsori, mi sono arrabbiata, perché non si dice torsori, si dice twister anche in italiano. Perls, non sapete cosa sono? No. Un'idea molto molto buona. Allora, volevo fare però, adesso prima che dico l'idea di Perls, fatemi fare uno specchietto. Questo è il caso classico per capire, e questo è quello relativistico, i gruppi, no? Perché io metto sempre attenzione sulle trasformazioni, perché la fisica che cos'è? La fisica sono trasformazioni che agiscono, perché le leggi fisiche sono invarianti rispetto alle trasformazioni, quindi se tu mi dai le trasformazioni mi stai dando la fisica, io la vedo così, e anche i miei amici fisici. Allora, nel classico abbiamo che R sta qua dentro, mi mantiene la metrica. Nel caso relativistico il gruppo di Lorentz mi dice che R deve stare in SO 1,3. Questo è Lorentz e questo qua è rotazione, semplice. Poi qua
avendo le traslazioni che stanno in un R4. Vabbè, queste qua sono traslazioni, qui non succede niente. Le traslazioni stanno sempre in un R4, però questo R4 lo scrivo come R1,3. Perché l'informazione che io ci metto dentro è che voglio considerare questo spazio col prodotto scalare di Minkowski, cioè non il prodotto, non so se è chiaro, cioè quando scrivo R1,3 è R4, però per mettere l'accento sul fatto che questo è il prodotto scalare, mentre qui R4 moralmente sarebbe con la metrica euclidea, cioè il tempo non entra nella metrica zero, non me ne frega niente, e questo è un grosso. Dopodiché c'è il gruppo di Galileiano, questo qua, che abbiamo detto che SO3 prodotto, non mi ricordo più dov'è, mi sbaglio, sì, perché il simbolino ha una sua importanza, credo che sia così. Era dall'altra parte? Sì. È una vergogna, perché vuol dire qualcosa che parte, tanto non ce ne frega niente, per i gruppi. È questo qui, e qui c'è il gruppo di Poincaré. Adesso lo scrivo come fatto il gruppo di Poincaré. Il gruppo di Poincaré ora scrivo solo senza spiegare perché. Praticamente in qualche modo l'informazione SO1,3 si ingloba anche l'informazione di questo R4, delle frende di questo. Questo è Poincaré, questo è Galileo. Ora andiamo a vedere cosa succede all'idea di Perros. Perros dice: io devo mantenere la metrica di Minkowski, io voglio fare un modo furbo di mantenerla. Quindi io identifico R4 come nei miei fogli di esercizi, lo identifico dentro C4, come le matrici fatte così. Segno, non importa, questo qui sta dentro C4, è uno spazio di dimensione 4 ovviamente, perché ha come base le matrici di Pauli, come base questo qua, 1,1, al di là degli errori di calcolo, questa è una base, perché se faccio lo span più x trovo questo, no? Ora la cosa disturba un po', e io lo capisco che disturbi, perché io sono dentro C4, uno dice ma come c'è la I, come fai a dire che è R4? Ma io sono furbo, perché x, y, z e t sono reali. Allora qua ci posso mettere anche una roba, cioè questo lo posso chiamare come mi pare, V1, V2, V3, V4. Cioè, io sto guardando lo span reale di questi quattro vettori dentro C4. E allora è R4, c'è 4 vettori realmente indipendenti, c'è R4, ok? Ora non può essere sfuggito che il determinante di questo è t quadro meno x quadro meno y quadro meno t quadro, giusto? Allora il determinante è una grandezza che a noi ci piace tanto, perché? Perché è un invariante già il suo, di sua natura, no? E allora Perros cosa dice? Dice va bene, adesso io cosa devo trovare? Qual è il mio scopo? Ma Perros non era un cretino, questo è poco, ma è sicuro. Il mio scopo è quello di trovare delle trasformazioni lineari di R4, ok, che mi mantengano questa quantità. Allora, che io sono un po' vincolato nella mia vita di guardarle come trasformazioni da R4 a R4, cioè questa R va da R4 a R4, ma questo è un mio limite di volerle vedere da R4 a R4. Io le posso vedere qua dentro, no? Posso vederle con R4 identificate da queste matrici, ok? Quindi devo vedere una trasformazione lineare che manda una di queste matrici in un'altra di queste matrici che mi mantiene il determinante. Io già ho trovato un elemento di SO3 1 1 3, basta questo, è un'idea molto intelligente, e infatti adesso vediamo come si realizza.
Cioè l'importante è capire che SO13, cioè non deve essere una matrice 4x4, no, deve essere, vabbè, adesso scriviamo. Deve indurmi una trasformazione da R4 a R4, ma come me la induce adesso vediamo. Questa è una cosa difficile da capire, io lo so, perché lavoro con un fisico che ha già il dottorato in fisica e fa molta fatica a capire questa cosa, perché si realizzano tutti dentro i complessi queste cose. Per cui io, che sono matematico, lavoro nei complessi, quello che ho tentato di spiegare a lui all'inizio, purtroppo, senza riuscirci, e ho fallito perché uno fa tutto complesso e dopo dentro il complesso cerca il reale. Stavolta ho provato un approccio diverso, e cioè parto subito guardando il reale. Forse più chiaro, non lo so, Sony, tu cosa dici? Oggi più chiaro? Vediamo. Non è sicuro che non si espone a questa dichiarazione. Vediamo se andiamo a parlare. Deve parlare, giusto. Adesso, sì sì, ma ce la faccio, perché non devo dire tantissime cose. Mi dispiace cancellare questo, ma questo ce l'abbiamo ben presente, qual è il nostro scopo, ok? Allora noi... la trasformazione che facciamo è questa. Prendiamo una matrice fatta così, di quel tipo lì, non so, volete dargli un nome, lo chiamiamo M, questo insieme qua, che è per Minkowski. Questo M è l'insieme di queste matrici del C4. Allora, io prendo una matrice A. Non mi ricordo più cosa ci ho messo più o meno. Meno, ho fatto più o meno. E questa matrice qui la trasformo in questo modo. Faccio P star A P, dove P sta in SL2C. Chi è SL2C? Sono tutte le matrici ABCD a coefficienti complessi con determinante uguale a 1. Ok? Allora, la prima domanda che ci poniamo è... No, ci poniamo tante domande. La prima domanda è: veramente questo qui va da MM? Perché di sicuro mi dà una matrice 2x2, ma me la dà una matrice 2x2 con quella proprietà? Giusto? E questo non deve essere difficile da verificare. Perché? Perché la matrice A ha la proprietà di essere ermitiana. Cioè la matrice A è uguale alla sua trasposta complessa coniugata, vero? Sì, per se faccio trasposte complesse coniugate. Sì, sì. Ora, non è difficile rendersi conto. Allora, è un fatto ovvio, però capisco che l'algebra lineare sia di un po' di tempo fa. Come sono fatte le matrici ermitiane più generali possibile? Sono fatte così, c'hanno qui un numero come mi pare. Qui non me ne occupo di parlare dopo. Qui deve essere reale la roba sulla diagonale. Sulla diagonale deve essere reale, A e B. Però se anziché chiamarli A e B li chiamo T meno X, T più X è uguale. Sì, sì, cioè sì. Questo lo chiamo A, questo lo chiamo B. Ora, sull'altra diagonale devono avere delle robe fatte esattamente così. Cioè quello che sto cercando di dire è che M sono proprio le matrici ermitiane. Cioè non è una matrice ermitiana particolare, è l'insieme delle matrici ermitiane. Allora, andiamo a vedere che cos'è P star AP tutto star. Vediamo se è ermitiana quella che trovo. Vi ricordo che la stellina si ribalta. Quindi sì, siamo molto contenti. Effettivamente vado a finire in M. Questa è una cosa molto... questo mi tranquillizza. Cioè, nonostante che vada a moltiplicare per, diciamo, una P eventualmente, cioè eventualmente è complessa, lo stesso trovo una matrice di quel tipo lì. E questo è molto positivo. Poi, quindi questa è la prima osservazione. La seconda osservazione, che cos'è il determinante di... ho dimenticato di dire una cosa importante. Non la voglio, solo... sono confusa.
Ah, no, 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 va bene, va bene. Cos'è il determinante di questo? Questo è il determinante di P star, per il determinante di A, sappiamo, questo per il determinante di P, il determinante di P uguale a 1, il determinante di P star è il determinante di P complesso coniugato, ma è 1 e quindi è 1, non lo scrivo, si mantiene determinante. Quindi ho trovato una trasformazione che prende una matrice ermitiana, mi restituisce una matrice ermitiana con lo stesso determinante. Quindi moralmente questa è la trasformazione da R4 a R4, un po' strana. Ora, la domanda se è lineare o no, la risposta me la dovreste dare subito perché si vede che occhio è lineare, perché cosa vuol dire lineare? Questo forse è un problema, vederlo così. Cosa vuol dire? Vabbè no, facciamolo perché è ovvio, ma fino a un certo punto per uno che... Allora, io devo vedere che A più B doveva finire in B star A più B, P, che certamente è B star A, P più P star B, P, giusto? Poi se faccio lambda per A, questo dove va, anche lui va bene, quindi è lineare. Perciò abbiamo realizzato una trasformazione lineare, cioè questo è un elemento di S ottenuto. Ok, perciò quello che abbiamo trovato è che SL2C, gruppo speciale lineare, questo qua, io prendo una P che sta in SL2C e va a finire, mi induce una trasformazione SO1-3. Mi induce la trasformazione, fatemela scrivere così, cioè quello che ora quello che noi vorremmo è che questo, perché questo è un gruppo e anche questo è un gruppo, è strana sta cosa perché una, questa è una matrice 2x2, questa è una matrice 4x4, no? E vabbè, pazienza. C'è un'altra cosa. Beh no, il problema no, no, il problema non c'è perché alla fine vado a finire in R4, quindi va tutto bene, cioè parto da R4, finisco in R4, quindi una trasformazione reale, nonostante ci siano delle I che girano, queste I non ci stressa. Ora, prima di andare avanti su questo, su commentare questa mappa, è chiaro che a una P trovo un elemento qui. Vorrei trovarli tutti, vorrei che fossero corrispondenza biunivoca, ma questo non è. Dopo spiego perché non è ed è una delle cose interessanti. E la cosa che io appunto dicevo ai miei colleghi di fisica, in particolare anche quelli già laureati, quindi fanno fatica e anche dottorati, questo è un gruppo reale che agisce su R4. Questo è un gruppo a priori complesso, però è sbagliato pensarlo complesso solo perché c'è la C. È sbagliatissimo perché la C di fatto è un R2, ok? Quindi questo io lo posso pensare, questo SL2C lo posso pensare come A0 più A1I, B0 più B1I, cioè il fatto che c'è la I, vabbè, ok, chi se ne importa, a me poi importano A0, A1, B0, B1, non so se mi capisce. Sì, sì, no, sì. Ok, quindi non... è immateriale il fatto che ci sia la I, come lì, come qua, che ci sia la I, cosa ce ne frega di, del Minkowski, lo guardo reale. Allora, quello che si può dimostrare, per la dimostrazione non l'ho fatto di sicuro qua, è questa, che effettivamente è surriettiva, cioè tutte le matrici qui vengono raggiunte da... è sorprendente. E l'altra cosa è che è 2 a 1, cioè si chiama che è un doppio ricoprimento, cioè ci sono solo due matrici che vanno a finire in una qui. Ok? Vabbè, questo è un fatto... è un fatto abbastanza non ovvio da dimostrare, però vabbè. Ok, adesso quello che io voglio fare è, come ho fatto la mia dichiarazione di intenti lì, è capire, quindi in qualche modo abbiamo realizzato Lorenz con il trucco di Penrose, facendolo agire su queste matrici 2x2, perché è una cosa furba, perché questo gruppo SL2 è piccolino, questa matrice 4x4, questa matrice 2x2, vabbè che è un inganno perché ognuno dei suoi, alla fine della fiera, no, ci ricasco perché si raddoppia, no? Ogni coefficiente diventano due, però vabbè, è furbo da,
vorrei capire come è fatto questo oggetto che agisce su il mio Minkowski, come farlo agire adesso, perché vorrei metterci anche le traslazioni. Ok, allora l'idea sempre di Perros, perché tutto quello che dico è sempre tutto dovuto a Perros, è la seguente. Posso cancellare qua questo pezzo? Sì, l'abbiamo capito. Lascio solo. Come stiamo, quozienti? Boh, l'ultima volta che ho visto un quoziente è stato spazio LP. E come l'abbiamo visto i quozienti con gli spazi LP? È che le funzioni uguali quasi ovunque vanno in zero e basta. Poi non vi vedo mai più. Ok, quindi adesso, cioè quello che sto cercando di dire è questo, che adesso non vi hai capito questa cosa qua, come so fare, adesso vorrei capire questa, come introdurre le traslazioni qua, cioè come metterle dentro. Allora, io adesso voglio procedere ulteriormente, e cioè questo M, io ho stabilito che sono tutte le matrici hermitiane, va bene, però io adesso le guardo come una matrice di entità qui, e qui la mia matrice hermitiana, 2x2. Beh, certo, non è che ho fatto molto, ci ho messo un'identità qua sopra, non è una cosa intelligente questo per ora. Strano questa cosa. Beh, insomma. Se non voglio. Cioè, quello che io sto facendo, sto identificando. Per me, io indico io la matrice identità. È chiaro che a ogni matrice A posso associare una matrice fatta qui. E niente, basta. E viceversa, una matrice fatta così ce ne metto una ermitiana, sempre nell'ipotesi che A sia uguale ad A*. È solo un altro modo di scrivere. Però adesso io qui, come avevo fatto inizialmente con il gruppo galileiano, stabilisco come agisce questo qua, L-1, cioè sto cercando, l'avevo chiamata P prima, chiamiamola P. Allora, P meno 1 vedo cosa succede se moltiplico questa qui è una matrice 2x4, queste sono due colonne, queste sono quattro righe, ok? Facciamo questa moltiplicazione, per adesso sembra una moltiplicazione assurda, cioè sembra più di ma perché moltiplichi? Perché sì. Allora, questo qua viene. Allora, è una matrice a blocchi, se faccio il prodotto righe per colonna lo posso fare a blocchi, cioè moltiplico questo blocco per questo, mi viene t alla meno 1 più 0 per a, poi mi viene t p alla meno 1 per l'identità più star. Ok, adesso raccolgo la matrice sempre tutte idee di Perros. Allora questo qua lo posso scrivere come i per t più t star a p tutto per P alla meno 1, P alla meno 1, 0 e 0, ok? Ci siamo? Perché se io faccio adesso identità per questo, forse ci metto qualcos'altro, basta che moltiplichi per una colonna, sa? Giusto, non occorre quell'altro pezzo, vero? Basta così? No, questo va bene. Basta che io faccia questa per questa mi viene che la meno 1, per questo mi viene. No, devo fare una cosa così, devo fare una cosa più complicata, scusate. Mi conviene dall'inizio attaccarci uno 0 e un'identità qua, perché sennò non mi tornano le dimensioni. Vediamo cosa succede se moltiplico, dunque, quindi questo 0 e viene 0, questo P star
e questo qua mi viene un pistar, che non mi viene di mi viene pistar. Ok. Ok. Forse ci va un pistar meno uno? Non lo so, no, va bene così. Cioè questa qua è una matrice, finisce qui. Dopodiché qui raccolgo P meno 1 P star, vediamo se funziona, quindi viene P star 0 TP alla meno 1 P controllato, ma direi che va bene. Cioè se voi fate la moltiplicazione ritrovate proprio questo. La moltiplicazione di matrice blocchi. Ok, allora io cosa dico? Dico che il mio Minkowski io lo identifico non tanto con questo, io vedete perché qua è proprio quello che voglio, perché la mia matrice A, vedete qua, dove è andata a finire dopo che l'ho moltiplicata per questo qua? È andata a finire qui, cioè è andata a finire nella trasformazione di Lorentz più la traslazione. Ok, quindi è quello lì il gruppo che mi serve, questo qua. Allora, questo qua è il gruppo di Poincaré, giusto? Sì. Però il problema è che non agisce su Minkowski, perché? Non agisce lì, perché non mi dà fuori di nuovo una matrice nella forma di Minkowski, ma mi dà fuori una matrice e poi quell'altro termine lì che mi rompe. Cioè, capiamo il problema. Allora un altro diceva, che non era Perros, diceva ho sbagliato. E invece lui no, e lui dice, vabbè, ma allora io cosa faccio? Non vado a vedere solo le matrici di questa forma, identifico due di questa forma quando differiscono a meno di un elemento, di quel tipo lì. Cioè lui dice, lui sta facendo un quoziente, lui sta prendendo, dice che non so come scrivere una matrice di quella forma lì, chiamiamo questa matrice X, X identificata con X', se e solo se X è A o tutta no, no, è più complicata, e una matrice è dov'è questa matrice, non lo volevo dire dove era, perché non lo volevo dire, ma invece lo devo dire. Sì, e questo è un grosso problema. È così complicato. È fatto sui reali, è complicato. Perché per ora è tutto reale, nonostante che ci siano delle i che girano, stiamo vedendo sempre tutti i coefficienti reali. Allora, coefficienti reali è più complicato. E non l'ho calcolato. E questo è interessante. Sì, perché i coefficienti reali è il gruppo simplettico e il simplettico non lo so scrivere. Sì. Cioè lui, quello che lui fa è identificare una matrice, lui dice, una matrice fatta così, X, fatta in questo modo, la identifico con una matrice fatta in questo modo. Cioè quando io le posso ottenere X' per un elemento G fatto così, questo qui è G, per me queste due matrici rappresentano la stessa matrice. Sta facendo un quoziente, identifica. Ora, così è bruttissimo perché non si capisce. Sui reali è anche più difficile, lo so che il reale piace tanto, perché nei complessi le cose sono molto più semplici. Spendo due parole.